questo lo scopriremo solo votando, mi viene da dire. Buongiorno al senatore Marco Stradiotto. Allora state facendo tutto buongiorno. Questo? È questo l'intento dell'accordo elettorale? Come ha sentito ampiamente, insomma, da queste prime riflessioni? Ma io credo che il tentativo sia quello di spazzar via questo sistema che ha creato un grande distacco fra eletto e elettori. Questo è il vero problema. Chi dice che si terrebbe volentieri il Porcellum normalmente è l'antisistema, nel senso che se fossi grillino spererei che le altre forze politiche non cambiassero il sistema, perché questo permette di inserirmi in quello che è il distacco fra l'eletto e gli elettori. Quindi io spero che, io non so alla fine quale sarà il risultato, anche perché sono d'accordo con chi sosteneva, mi pare Ventura, che non si sa poi la reazione rispetto ai sistemi elettorali. Ricordiamoci che quando è nato il Mattarellum, chi ha fatto il Mattarellum si aspettava un risultato completamente diverso da quello che poi è arrivato nel 1994. Lo stesso per quanto riguarda il Porcellum è stato fatto per impedire all'allora coalizione di centrosinistra di vincere, tanto è vero che poi si è arrivati al pareggio. Ecco, io spero che i leader che stanno trattando, i nostri leader che stanno trattando per questa nuova legge elettorale, innanzitutto comprendano che è necessario che il nuovo sistema ristabilisca un rapporto fra elettori ed eletti. So perfettamente che, esempio, al sud il problema preferenza è un problema, però io che ho avuto la fortuna di essere eletto direttamente nel 2001 con il Mattarellum e poi essere, tra virgolette, trombato nel 2006 perché non ero di nessun cerchio magico, e poi eletto nel 2008, quindi col sistema legato al Porcellum, posso dirvi che è tutta un'altra storia. Cioè, essere in Parlamento e non sentirsi, tra virgolette, scelti dal proprio territorio e dai propri concittadini, cioè, si è, è un irresponsabili, cui... mi viene da dire, si è meno responsabili. No, ma poi tra l'altro sulla carta il Porcellum doveva garantire governabilità. Se guardiamo indietro, tra il 2006 e oggi sono stati, il governo Prodi è durato 2 anni, il governo Berlusconi ne è durati 4. Poi c'è stato il cambio di governo, ovviamente anche per le ragioni di carattere economico, ma in realtà la maggioranza non c'era più. Quindi anche da questo punto di vista non è che un sistema come il Porcellum, che in teoria doveva avere solo soldatini in Parlamento, poi abbia garantito governabilità. Allora io credo che si debba ripartire dal fatto di scegliere, la possibilità vera di scegliere chi sono i parlamentari, ovviamente all'interno dei diversi partiti. Le soluzioni che ho sentito... a volte alcune di quelle che ho sentito, che sono trappelate attraverso i giornali, sembrano più che altro studiate per garantire qualcuno che non ha voti di essere rieletto. A chi sta pensando? A chi pensa quando dice così? A Berlusconi, al PDL, a chi pensa? No, sto pensando in generale, nel senso che purtroppo il Porcellum ha creato dei cerchi magici non solo sulla Lega. Ogni partito ha il suo cerchio magico. E ogni leader ha intorno il suo cerchio magico. Poi può essere fatto di persone eccezionali o meno, però il problema vero è che si è perso il contatto col cittadino esterno. E questo va ripristinato nell'interesse della politica e nell'interesse dei partiti. Per cui qualsiasi soluzione troveranno nel corso dei prossimi giorni. Io credo che non si riesca ad arrivare a votare per il 20 di settembre, perché proprio non ci sono i tempi tecnici per fare la riforma. Probabilmente la possibilità sarà a novembre eventualmente. Io sono tra quelli che ritiene che sarebbe bene accelerare questa, cioè fare la riforma e andare a votare presto, perché una campagna elettorale di 6 mesi con la situazione economica che c'è farebbe solo male. Ma detto questo, io spero che nella scelta, perché le varie ipotesi che ho visto scelte di tutti i tipi, dove temo effettivamente che poi l'elettore reagisca nel modo opposto a quello che magari i partiti si aspettano, e in questo sono d'accordo con quello che diceva la Sofia Ventura in trasmissione, che poi non si sa mai quale sia la reazione. Ecco, io spero che i partiti partano da quel ragionamento, ossia dall'errore commesso quando è stato fatto quando è stata fatta la riforma del Porcellum. Vedremo pubblicità sarà come saranno, insomma, come si marcheranno le differenze. Per esempio Alfano, rispetto anche a quelle che potrebbero essere le vostre future alleanze, cioè tra il PD e il partito di Casini, dice aumenteranno le tasse, sono contro le imprese. Oggi sui giornali
leggo che insomma si ragiona su una patrimoniale che potrebbe essere sopra 1.200.000 euro, che il suo partito insomma potrebbe mettere in atto qualora governasse il paese. Servirà tantissimo. Così? Ma io credo che Alfano debba pensare a quello che è il programma del suo partito prima di pensare a quello che non voglia di fare gli altri. E nel nostro paese dobbiamo fare un'operazione importante, che è quella di ridurre le tasse sul lavoro e ridurre le tasse sull'impresa se vogliamo creare nuovo lavoro. Il problema dello spread non è solo un problema legato al fatto che noi paghiamo 80 miliardi di interessi all'anno sul debito, mentre la Germania paga poco o niente, anzi addirittura ha interessi negativi, ma che si riverbera sulle imprese con dei tassi di interessi molto differenziati. Una impresa tedesca paga di interessi dall'1-1,5%, un'impresa italiana oggi, ammesso che trovi la liquidità e la disponibilità bancaria, arriva a pagare il 6-7%. Questo è un dramma. Quindi per questo c'è la necessità da subito di trovare e di fare in modo di abbassare lo spread. E qual è il modo per abbassare lo spread? Quello di abbassare il debito. Come fare? Beh, innanzitutto mi ha fatto piacere sentire Borghi, perché spesso e volentieri si sentono ricette fantasiose senza però valutare, o comunque alternative, senza valutare quello che può essere in alternativa al danno o il pericolo. Lui ha fatto un quadro preciso, nel senso che c'è o una scelta o un'altra, entrambe le scelte ovviamente ci portano a tornare indietro rispetto a quella che è la situazione attuale. Io credo che noi possiamo farcela, ovviamente se l'Europa fa il suo mestiere. Ricordo che gli Stati Uniti hanno in proporzione quasi il debito dell'Italia, e per quanto riguarda le famiglie sono più indebitati di noi, ma sui titoli di Stato americani il tasso di interesse è all'1,5%. Se andiamo a vedere il Giappone, che ha il doppio debito nostro, il tasso di interesse sui titoli giapponesi è allo 0,5. Questo cosa significa? Significa che in quei paesi c'è un sistema completamente diverso fatto dalla banca centrale, cosa che la banca centrale europea non sta facendo, perché nel momento in cui permette quelle differenze che dicevo prima di spread, che poi si riverberano sulle imprese, crea l'esatto contrario di quello che servirebbe quando stiamo parlando di un'unione monetaria e di un'unione europea. Allora, rispetto a questo, cosa può fare l'Italia? L'Italia può innanzitutto salvarsi se gli italiani sono convinti di potercela fare. Gli italiani sono molto ricchi, mediamente, hanno un capitale reale pari a 8.400 miliardi di euro, uno tra i paesi più ricchi, tra i paesi occidentali, che sono 4 volte il debito. Allora, se noi invece di portare i soldi all'estero, di metterseli sotto il materasso, e quindi in questo una patrimoniale che va sui beni immobili è pericolosissima dal mio punto di vista, piuttosto mettiamo bene a posto l'IMU, facciamo in modo che le rendite catastali siano equilibrate, in maniera che non sia Roma a pagare tanto e Napoli non pagare nulla, in maniera che non ci sia evasione, facciamo in modo che sulla prima casa ci sia equilibrio, cioè non ci sia chi paga zero, il 40% degli italiani sull'IMU prima casa, mentre il 60% paga anche per gli altri. Cioè troviamo queste quadrature. Però rispetto a questo, quello che io credo è che se noi riusciamo a far comprendere che sto paese lo possiamo salvare noi italiani, innanzitutto comprandoci il debito, credo che ci sia questa assoluta possibilità. Perché questo è il dato che noi abbiamo. Certo, per far questo serve fiducia, perché chi è che si compra il debito se ogni 3 giorni ti dicono che domani il paese rischia il default? E quindi da questo punto di vista anche la vendita del patrimonio pubblico, da quanti anni ne stiamo parlando? E negli anni in cui l'edilizia, e c'era il boom edilizio e di conseguenza il boom immobiliare, perché non abbiamo approfittato in quel periodo? Sono passati degli anni. Da questo punto di vista mi fa un po' sorridere anche il piano del PDL che arriva oggi. Insomma, governano questo paese dal 2001. Nel 2001 la spesa pubblica era di 500 miliardi di euro, oggi siamo arrivati a 800. Non metto le mani in tasca, nella realtà le mani in tasca si sono messe e si è preso in giro non bloccare la spesa pubblica. Quando si è bloccata la spesa pubblica? Gli unici 5 anni di blocco della spesa pubblica sono stati tra il 96 e il 2000. Allora, questi sono i dati. Allora, su questa questione io penso e spero che le ricette che noi avremo nel corso dei prossimi mesi, secondo me, saranno proprio di carattere economico, e si discuterà molto di questo dal mio punto di vista, perché la questione, esempio, sì euro o no euro, sarà una delle battaglie di campagna elettorale. Io sono molto preoccupato
del movimento grillino, ma non perché è un movimento di antipolitica, perché è un movimento, secondo me, che segna, è cartina di tornasole del fatto che manca la politica. Gli italiani vogliono la politica e vogliono avere dei rappresentanti che sentano, che si parli dei loro problemi, non che si parla sempre dei problemi dei partiti o dei problemi della parte politica. La discussione è monopolizzata da questioni interne ai partiti, per dire la legge elettorale ne discutiamo da quanto, mentre in realtà non discutiamo del fatto dell'impresa che non trova la liquidità, non discutiamo di un'impresa che ci mette a volte 180 giorni, 360 giorni per avere un pagamento della pubblica amministrazione. Non c'è dubbio, no? E spesso sono e volentieri. Temi, questi temi sono i temi. E spesso e volentieri, non è. Cioè, approviamo la direttiva europea che bisognerebbe pagare a 60 giorni o a 30 giorni. Sì, quello è il libro dei sogni, sì, per noi. Approviamo un patto di stabilità che per assurdo obbliga, esempio, il sindaco di Pavia. Io sono stato un ex sindaco, per cui esempio sì. Conosco qual è la difficoltà degli enti locali a pagare più tardi possibile, perché sennò non c'entra il patto di stabilità. Ecco, queste non sono mica norme europee, sono norme che si è inventato il governo italiano. Sì. Lei peraltro... Oggi Monti non riesce a sbloccare la storia dei ritardati pagamenti. Qual è? Noi dobbiamo ammettere che i miliardi di debito non sono solo 2.000, ma sono 2.000 più 75. Sì. Perché? Perché quei 75 miliardi di ritardati pagamenti non sono altro che debito nascosto. Questa è la realtà. Sì, e no, dobbiamo certo. affrontarle le questioni. E da qui le difficoltà anche a far arrivare questi soldi alle imprese, alle aziende. Ma peraltro, certo. A proposito della riduzione del debito, proprio sul giornale di Scanzi, Il Fatto Quotidiano, oggi Stefano Feltri firma un articolo ed è accompagnato, se riusciamo a vederlo, da una fotografia più che eloquente. Ci sono Monti e il ministro dell'economia Grilli col naso da Pinocchio. Ecco, riduzione del debito è soltanto uno spot, ci sono molti numeri, molti calcoli, e la conclusione qual è? Che con stime prudenti lo Stato potrebbe spogliarsi di cose utili e inutili, parliamo di beni dello Stato centrale ma anche a livello locale, incassando poco più di 150 miliardi, quindi altro che quelle cifre enormi di cui... Si parla, poi, ma se che quei insomma... 150 miliardi potessero quei 150 miliardi potessero servire innanzitutto per pagare i 70 miliardi di ritardati pagamenti, certo, già sarebbe e poi un passo per avanti. Ridurre il debito, cioè iniziamo un circolo virtuoso, se no è tutto poco, ma se noi iniziamo restiamo in questa condizione e in questa condizione c'è il default. Stradiotto, lei che conosce bene anche il mondo, l'ossatura delle imprese, anche quelle del nord-est, ha ragione Squinzi, il capo degli imprenditori italiani, quando ieri ha detto, dopo l'allarme della BCE, la crisi ovviamente è molto forte, lo sappiamo, è un momento difficilissimo, ma le imprese sono solide, investono e credono nell'Italia. Io questa risposta di Squinzi l'ho letta anche come una risposta a quanto ha detto l'altro giorno il ministro Fornero, no? Che prefigura un autunno molto difficile per la produzione industriale italiana, ed è un po' una sorta di risposta, dice... Ha detto la Fornero, sì, la politica è responsabile, ma anche gli imprenditori dovrebbero investire di più, crederci di più, insomma fare di più. Ma io credo che la questione era quella che dicevo prima. Le imprese hanno una grandissima difficoltà nel trovare liquidità, nel dover pagare troppi interessi. Questo è il problema delle imprese di questi periodi, di questi anni. Le imprese italiane ce ne sono di molto forti, ce ne sono invece in grande difficoltà anche nel ricco nord-est. Si contano ogni giorno imprese che chiudono, imprese in grandissima difficoltà. Quindi rispetto a questo o riparte un ragionamento sulla crescita e riparte la richiesta di liquidità, quindi un mollare i rubinetti per quanto riguarda la liquidità per le imprese, iniziando dai pagamenti e iniziando appunto dai ritardati pagamenti della PA, altrimenti io la vedo veramente nera. Ecco, questo è la difficoltà. Volevo dire una cosa rispetto alla questione di Grillo. In un flash la prego prima. Perché abbiamo finito il tempo a disposizione, un flash. Solo per dire che oggi Grillo non va in TV, ma oggi abbiamo parlato tra i leader soprattutto di Grillo. Sì. Loro per il momento hanno la fortuna, a parte Grillo, di non essere conosciuti, perché quando saranno conosciuti a quel punto noi conosciamo pregi e difetti, esempio la questione di Pizzarotti, e ci siamo resi conto che la sorpresa poi ha dimostrato tutti i suoi limiti rispetto al fatto che a governare una città ci servono le competenze.